Abbiamo preso questo ragazzo della Torres, diciamo che ha delle caratteristiche che a noi ci mancano in squadra e quindi abbiamo pensato di completare la rosa con questo acquisto che sicuramente non è un nome di grido, ma potrà esserci decisamente utile in questo finale di campionato. Ecco, quali sono le caratteristiche, le qualità, insomma, di Lisai? Ma lui è un esterno più di gamba che di rifinitura come i nostri, insomma, ecco, c'è cioè un esterno diverso da Morbidelli, Bondi o Tulli, tanto per capirci un po' più alla Cazzola, insomma, come caratteristiche, ecco, quindi più da 4-4-2 che da 3 davanti, quindi ci dà una soluzione ancora in più. Viene in prestito con diritto di riscatto, lui ha sottoscritto 3 anni di contratto con l'Ancona, chiaramente questi 3 anni saranno vincolati al fatto che l'Ancona a giugno dovrà pagare ovviamente una certa cifra già stabilita per riscattare il giocatore. Abbiamo lavorato soprattutto in prospettiva, cioè anche in entrata e in uscita abbiamo avuto degli incontri che riguardano soprattutto il prossimo anno, sperando ovviamente di salvarci quest'anno. Lei che giudizio dà in definitiva di questo mercato invernale? Ma abbiamo sostituito i 3 giocatori che sono partiti con altri tre ragazzi. Di fatto è stato un mercato che probabilmente dal nostro punto di vista ovviamente conferma il buon lavoro fatto quest'estate, perché non abbiamo fatto nessuna rivoluzione ma soltanto dei piccoli ritocchi e soprattutto abbiamo preso qualche giovane pacchetti su tutti, sul quale io credo molto per il futuro, insomma.